Benvenuti a Impresa Diretta. Ai blocchi di partenza la settimana dell'artigianato 2013, tra i temi ICT e accessibilità. Un piccolo imprenditore alla conquista del Texas, la testimonianza di un'impresa possibile. A tra poco. I buoni progetti hanno bisogno di guardare lontano. Artigian Fidi Vicenza, la garanzia che dà forza all'impresa. Il Vicenza dal 17 al 23 marzo proporrà la 24 edizione della settimana dell'artigianato. Tanti gli appuntamenti in programma realizzati in collaborazione con Artigianfidi e presentati alla stampa nei giorni scorsi. Coniugheranno temi di rilevanza sociale e culturale a questioni inerenti l'economia e l'evoluzione delle PMI. Come di consueto, nel periodo in cui ricorre la festività di San Giuseppe, Confartigianato Vicenza pianifica un ricco cartellone di appuntamenti che consente a tutta la popolazione di conoscere più da vicino, in alcuni casi di toccare con mano, la realtà e il lavoro delle piccole imprese artigiane che operano nel Vicentino. Un'occasione unica anche per rinsaldare il legame che l'artigianato da sempre instaura con il territorio. Il tema catalizzatore è la tradizione come forza della tradizione, ma proiettata verso l'innovazione, verso il futuro. Tradizione che, comunque, di questi territori è sempre stata una tradizione vocata all'innovazione, vocata al, alla proiezione verso quelle che sono le innovazioni sia di prodotto sia di processo, con innovazioni rispetto a nuovi mercati. Per cui, passando per il mondo della scuola, perché noi abbiamo da anni grandi interessi per, quelli, per quello che è il mondo della scuola, perché sui banchi di scuola. Ci sono oggi, si stanno preparando quelli che saranno i futuri imprenditori le future maestranze delle nostre aziende, per cui con una grande attenzione verso la scuola, verso le nuove professioni e verso quello che è tutto ciò che può migliorare la competitività delle nostre aziende. Domenica 17, 51esima edizione dei MAB, la premiazione dei maestri, dirigenti e pensionati artigiani benemeriti, che si terrà nella Sala Palladio della Fiera di Vicenza. Il programma proseguirà mercoledì 20 con la premiazione dei vincitori del diciannovesimo concorso rivolto alle scuole medie intitolato L'artigianato del tuo paese, l'iniziativa che porta studenti e insegnanti a dare libero sfogo alla fantasia per interpretare dal loro punto di vista il lavoro degli artigiani. Scuole coinvolte anche giovedì 21 con il premio d'Eco Severino Trentin, istituito dai ristoratori di Confartigianato Vicenza, e rivolto agli allievi dei sei istituti alberghieri della nostra provincia, ma anche venerdì 22 con la presentazione in fiera della pubblicazione che raccoglie tutti gli interventi di abbellimento apportati alle scuole vicentine negli ultimi dieci anni. Un evento, questo, che vede come madrina d'eccezione la psicoterapeuta Maria Rita Parsi e che si lega agli obiettivi del Design for All. Proprio il Design for All sarà al centro delle attività previste a partire da giovedì 21. Infatti, nell'ambito della manifestazione Gitando.all, salone dedicato al turismo accessibile. Il padiglione I di Fiera di Vicenza ospiterà Cities for All, rassegna promossa da Design for All Europe, che proporrà un'ampia selezione di progetti e prototipi realizzati seguendo i canoni del Design for All, oggetti di uso comune o accorgimenti architettonici e stilistici capaci di aumentare la funzionalità e il benessere degli individui, rendendo fruibile a tutti e intuitivo l'utilizzo. L'intento è quello di fornire esempi concreti non solo alle aziende ma anche alla popolazione in materia di accessibilità. Venerdì 22, a questo proposito, verrà lanciata la quarta edizione del concorso Libero Accesso e ci sarà la premiazione dei migliori progetti del 2012. Grande attenzione verrà poi riservata venerdì 22 e sabato 23 all'Information and Communication Technology. si pone come obiettivo quello di diffondere il più possibile la cultura delle nuove tecnologie, dei social media, delle app, delle applicazioni su smartphone e anche guardando alla nuova imprenditorialità che sempre di più sta diventando importante anche nella nostra provincia nel settore proprio delle ST. Imprese che prima considerate consulenti informatici oggi sono per la legge artigianato. A questo proposito sarà l'hackathon di sabato, l'evento di punta. Ci spiega nel dettaglio di cosa si tratta Carlo Moretti di Rowfish, uno dei soggetti organizzatori del contest. Un hackathon è letteralmente la fusione di due concetti, il concetto di hacker e il concetto di maratona. Si fondono insieme per costituire un evento che è una maratona di innovazione e di sperimentazione aperto a innovatori in generale, non solo a tecnici, non solo ad hacker ma a designer, start-uppers in generale che singolarmente o in team, riuniti in team, parteciperanno a questa gara di creatività. Noi invitiamo tutti, tutti nel senso di eh, sia i curiosi che vogliono eh, capire un po' di più eh, di questa app economy e di cosa sia il mondo delle applicazioni e ovviamente i protagonisti saranno chi già si intende di questo e quindi tecnici, hacker, sviluppatori, eh, ma al tempo stesso anche designer, creativi, eh, start uppers che hanno voglia di eh, partecipare a un contest, e quindi eh, singolarmente o in gruppi che si potranno formare direttamente sul luogo, eh, per partecipare a un contest, quindi a una competizione. I team in competizione avranno quindi 24 ore di tempo per dare vita ai loro progetti attinenti a quattro tematiche assegnate: green economy, sicurezza, salute e accessibilità. In palio per il primo classificato ci sono 4.000 euro, ma non meno allettanti sono gli altri premi. Tre settimane nella business school di Silicon Valley, eh, un anno di incubazione presso Star Cube Padova, l'incubatore universitario di Padova, Amazon metterà in palio eh, dei servizi di cloud computing, Microsoft altri e tanti altri premi che sono, saranno anche delle sorprese. A margine della gara è previsto anche un importante momento di interazione e di formazione rivolto alle imprese, grazie a sei workshop in programma venerdì 22 dalle 10 alle 17.30 al Centro Congressi Confartigianato di Via Fermi a Vicenza. I temi di questi workshop uh, sono già definiti in alcune, in, uh, in alcune parti, comunque sul sito uh, www.hackathon101.it c'è il programma degli appuntamenti del venerdì e comunque verteranno principalmente su app economy, eh, cloud computing, e-commerce, Startup up e, e il, a grande richiesta sul social media marketing. A chiudere la settimana dell'artigianato a Teatro San Marco di Vicenza sarà la proclamazione della compagnia vincitrice della venticinquesima Maschera d'oro e del 19° premio Faber Teatro, promosso da Confartigianato. I buoni progetti hanno bisogno di guardare lontano. Artigian Fi di Vicenza, la garanzia che dà forza all'impresa. Stato del Texas è oggi la locomotiva economica degli Stati Uniti d'America. Con 26 milioni di abitanti, 27 aeroporti, 29 porti, burocrazia ridotta all'osso e una popolazione giovane, recettiva e con una buona capacità di spesa, si è trasformato in un bacino fortemente attrattivo a livello mondiale per tutti gli imprenditori che guardano con interesse all'internazionalizzazione. Una scelta fatta anche da una piccola azienda di nove e un obiettivo colto grazie anche all'aiuto di Confartigianato. Ecco un altro esempio di come anche una piccola impresa possa sviluppare la propria attività all'estero. Si chiamano Luca e Davis Rossi, due fratelli di nove con la passione per la ceramica, che attualmente occupano nella loro azienda una decina di persone. Apparentemente il riferimento commerciale delle ceramiche Davis, questo è il nome della ditta, sembrerebbe direttamente legato al territorio vicentino. Ma non appena si varcano le porte d'ingresso, si capisce che il loro bacino d'utenza è molto più esteso e si rivolge soprattutto oltreoceano. Un'avventura, quella dell'internazionalizzazione, che Cera Miche Davis ha intrapreso nel 2009, dopo 16 anni di contatti con gli americani residenti qui e che è nata quasi come una sfida. Mi sono chiesto perché non andare a vedere direttamente negli Stati Uniti e così ho fatto, dice Luca. Texas è stato deciso perché è centrale, è facile da viaggiare, è in mezzo agli Stati Uniti, sì che, eh, i fusi orari sono abbastanza semplici e questa è la decisione più importante poi la cosa che mi ha, mi ha fatto scattare è che in Texas le aziende non pagano tasse burocrazia praticamente non esiste io ho fatto la patente in 45 minuti l'ho pagata 24 dollari ho comprato una macchina in, con 128 dollari ho fatto abbassare la proprietà con target 9 fatta in 5 minuti eh, l'azienda l'abbiamo messa in piedi una SRL in internet in penso 40 secondi in Texas, come in tutto il resto del mondo, il made in Italy risulta fortemente attrattivo perché garanzia di qualità, serietà e originalità. Tutto questo però ha un prezzo. L'azienda intenzionata ad esportare deve cogliere la cultura e la mentalità dei clienti americani che richiedono di conoscere personalmente l'imprenditore e di creare con esso legami di fiducia che si traducono anche nel rispetto delle tempistiche di consegna della merce. Io... Consiglio veramente di fare la valigia e di partire. Io, adesso, nel mercato americano, mio fratello cura il mercato asiatico. È molto, molto importante per noi imprenditori capire che cosa il cliente vuole, perché l'italiano è sempre quello che propone e aspetta, almeno nell'artigianato. Invece, là, bisognerebbe capire prima quello che il cliente vuole, così poi, dopo, gli investimenti sono abbastanza mirati. Per rendere più agevoli questo genere di operazioni risulta imprescindibile l'aiuto dell'ufficio estero di Confartigianato-Vicenza in costante contatto con la Camera di Commercio del Texas. Dopo il successo natalizio torna anche per Pasqua l'iniziativa Una provincia da gustarti che offre confezioni in regalo realizzate artigianalmente dalla cooperativa sociale Verlata Lavoro. All'interno dei contenitori di legno e di stoffa potranno essere inseriti prodotti dolciari a tema pasquale, tutti rigorosamente artigianali come colombe, cioccolata, focacce e biscotti. Per maggiori informazioni chiamate Verlata Lavoro o consultate il sito www.gustarti.it. Martedì 12 a Vicenza, assemblea di elettricisti e degli antennisti. Si parlerà tra l'altro di impianti per energie rinnovabili e delle novità in materia di gas fluorurati. Mercoledì 13 a 90, alla scuola per genitori, lo psicologo Osvaldo Poli parlerà di adolescenza, come cambiano i rapporti tra genitori e figli. Sempre il 13 a Vicenza, per le imprese della categoria comunicazione, giornata di studio sul tema della comunicazione tecnica, vista come strategia competitiva per le aziende, informazioni e iscrizioni presso l'ufficio categoria Fino al 24 marzo, Via arte in Contra del Monte a Vicenza, nell'ambito del festival dedicato alla cultura giapponese Aru no Kaze, ospiterà un'ampia esposizione di artigianato originale proveniente dal Giappone. Sabato 16, in fiera a cura del GT Idea, si terrà un'intera giornata di studio sulla presenza e la promozione dell'impresa attraverso Internet, su come realizzare una corretta campagna di web marketing, social network e motori di ricerca verticali. Tutti i dettagli su GT Master Club Punto .it Sempre sabato ad Arzignano per gli aperitivi culturali incontro con il professor Enrico Micheletto dal titolo Davanti all'immagine: storia degli oggetti e storia delle idee. L'ufficio estero segnala per le imprese di meccanica, edilizia impiantistica e arredo, missione in India dal 15 al 19 aprile. Per edilizia impiantisti e meccanica, partecipazione alle fiere del circuito Big Five in India e Kuwait. Per la categoria metalli preziosi, la mostra dedicata all'oreficeria a Varsavia a giugno. Per tutti i dettagli contattare l'ufficio estero di Confartigianato. Torna sabato 16 domenica 17 a Campo Marzo. L'appuntamento con il fiero, la mostra a mercato dei prodotti artigianali. Tipici del nostro territorio. È tutto. Ci vediamo la prossima settimana. I buoni progetti hanno bisogno di guardare lontano. Artigian FIDI Vicenza, la garanzia che dà forza all'impresa.